Recording is on. Ok. Allora, Soundwarp funziona in questo modo qua. Adesso lo prendo la tavoletta. Quindi adesso lo faccio io lo sharing della tavoletta, poi dopo okay. Ti ripasso la... No, no, ma puoi tenerlo, puoi tenerlo là. Ok. Puoi pure tenerlo là. Ok. Ok. Allora, Soundwalk funziona così. Tu hai solito disegnino. Tu hai la tua forma d'onda sul piano cartesiano. E la tua forma d'onda può essere una cosa. Ok, Soundwarp suddivide in grani questa forma d'onda con la finestra che vuoi, adesso cambiamo colore per fare i grani, quindi praticamente prende dei grani che prendono porzioni del segnale e anche li prende sovrapposti. E poi così. Ok. Allora, ci sono una serie di misure di questa cosa, cioè questa misura qua, diciamo, aspetta, un altro colore, questa misura qua, no, beh, questo è proprio sbagliato, questa misura qua è la larghezza della finestra adesso più o meno Questa è V size, quindi è quel IV size, e poi la distanza tra una finestra e l'altra è il hop size, cioè il salto tra una finestra e l'altra, che generalmente è una porzione della finestra, per esempio un quarto della finestra è un salto tipico. E in Soundwarp l'hop size, nello specifico, sarebbe... C'è il nella pagina di manuale, aspetta. Overlap, lo chiama overlap perché la quantità è la densità delle finestre che tu puoi misurarla in due modi, o quante finestre si overlappano, no? O l'op size, questo è l'op size, diciamo che è uno l'inverso dell'altro, aspetta che io non sto scrivendo nel posto giusto, questo è l'op size. Questo è l'op size e l'overlap sono quante finestre si overlappano, no? Questo è l'overlap, per esempio qua l'overlap potrebbe essere 3 e quindi è un terzo l'op size, capito? Ah, ok. Allora, questa è la maniera di, diciamo, rendere questo, allora lo chiamiamo Soundwarp, già che ci siamo, in maniera che sappiamo quello di cui stiamo parlando. Questo è Soundwarp. E il punto è che
Una volta che tu hai granularizzato tutti i segnali, puoi gestire la puoi ridisporre i grani come ti pare. Per esempio, puoi aumentare l'op size, no? Mm-hmm. Lo puoi allargare, lo puoi stringere, ok? Quindi in questo caso allargare l'op size equivarrebbe a diminuire l'overlap, se ho capito bene, per quanto riguarda Sandwork. Diminuisci l'overlap e soprattutto stretch il segnale senza cambiare il pitch, perché il pitch sta dentro il grano, no? Mm-hmm. E tu allarghi, quindi estendi il segnale e quindi lo stretchi. Allargando i grani. Naturalmente questa cosa ha un po' di limiti, non puoi strecciare all'infinito perché dopo un po' i grani si separano, però quello anche è un possibile effetto musicale, quello di separare i grani. Ok. Ok. Adesso ti ripasso il video. Quindi puoi riprendere la pagina. Okay. Quindi, allora, questo chiaro. Quindi vediamo tutte le cose. Allora, l'ampiezza, il time warp sta messo sotto sulla performance, il time warp determina come il segnale sarà strecciato o ristretto nel tempo, no? Allora, questo dipende, il modo di strecciarlo dipende da E-time mode. Se E-time mode è 0, X-time warp semplicemente ti dice che è una proporzione di stretch. Se tu stretchi col valore 2, il suono raddoppia di tempo. E quando il time mode è una non zero value, allora X time warp può essere usato come un puntatore alla funzione, che è usato in modo simile a come funziona il, cioè tu puoi mettere su send warp, puoi mettere proprio un puntatore. Per esempio, puoi mettere una rampa che va da 0 a P3, no? Uh-huh. E quello ripercorrerà tutto il suono in una volta sola, però questa rampa può non essere lineare, può essere una qualsiasi figura, quindi questa cosa accelera, poi rallenta, poi riaccelera, eccetera, eccetera, un po' come vuoi. Ok? Ok. In tutti i casi il pitch rimarrà inalterato, perché questo è soltanto fatto sulla granulazione, mentre invece lo pitch shifting è dato indipendentemente, no? Cioè tutte e due le cose sono indipendenti, quindi tu puoi cambiare il pitch, puoi cambiare il tempo, no? Ma rimani indipendente. Se vai giù, vediamo gli esempi, dovrebbero essere abbastanza esplicativi. Ecco, poi naturalmente c'è la funzione alla quale fa riferimento questa cosa. Allora, per esempio, in questo caso qua, vedi che dunque, com'è? Lead time mode è 1, quindi non è 0, e quindi il K time warp è un line, no? Ok. Vedi che questo line va
da 0 a 2,7, che è la durata di questo campione Fox.wav, ok? In P3 però, quindi se il P3 in questo caso dura 7 secondi, questa cosa si streccia, no? Da 2,7 a 7 secondi, perché c'è questo line che può essere un fasore, può essere un line, eccetera, eccetera, che quindi gli estremi sono l'inizio e la fine del campione audio, e poi il p-field assegnato è, diciamo, a che tempo viene riscalato, in un certo senso. Cioè, se prima era 2,7, poi tu adesso me lo leggi come se fossero 7 secondi di campione. Perché il mio P3 è 7 secondi, no? 7 quindi secondi, ok, però il tempo è dato in secondi, quindi, cioè non equivale a dire, non lo so, dimezza la velocità, oppure aumenta la velocità. No, perché questo è light time mode, è messo a 1, okay. quindi il time pointer è un puntatore proprio. Sì, okay? Sì. Diciamo la velocità di lettura in un certo senso. Cioè, non in un certo senso. È un modo di dirgli la velocità di lettura, ma è un modo... Allora, perché si usa questo invece di dire, per esempio, 2, che 2,7 farebbe 5,4, no? Mm-hmm. Come durata. Perché spesso e volentieri tu hai l'esigenza di fare una certa durata prefissata, forse proprio nel caso tuo anche così, no? Mm-hmm. Per cui tu vuoi scorrere il file alla velocità che serve a te. Non... Certo, è chiaro che uno può sempre fare il calcolo del rapporto che c'è tra la velocità che serve a te e quella che è quella nominale, no? Sì. Questa cosa qua poi ha anche altre possibilità. Se tu, per esempio, qui invece di un line ci metti un expon, lui percorre la prima parte molto lentamente e poi improvvisamente e poi comincia a accelerare e accelera molto rapidamente, capito? Ok, sì. Questa è, diciamo, la logica con cui funziona SendWarp, ok? Ok. E come si vede, kresample lo mette a 1, per cui non lo inizializza. Ma qui, appunto, non c'è bisogno di fare questa cosa qua, fai iResample uguale a 1 e questo funziona uguale. Mm-hmm, ok. L'inizio comincia dallo 0 del file, quindi va bene. Ecco, la dimensione della finestra è una cosa importante e va data, come si è scritto qua, in campioni. Ok? Mm-hmm. Ah, perché è importante? Perché è come quando tu macini gli hamburger, li puoi fare a grana più grossa o a grana più piccola. Tu puoi avere dei grani più grossi. Questo è un grano, per esempio, da un decimo di secondo, no? Sai, sta campione a 44.100, avendo una granularità più grossa è possibile dargli una cioè costruire dei grani più grossi. Se vuoi invece della polvere fine, no? Se vuoi granulare in maniera fine, gliela costruisci, gli metti dei grani più piccoli. Poi, come vedi, qua l'overlap lui glielo dà da riga di comando, no? Sì. Per cui gli dà degli overlap diversi. Prima gli dà un overlap di 2, poi un overlap di 5 e
Questi overlap sono l'overlap in che unità di misura, eh? Questo determina, no, l'overlap determina quante finestre lui sovrappone, Sì. ok? Quindi diciamo che se sono meno finestre, diciamo il brano, il lavoro che viene fatto è meno corale, se vuoi, no? Si tende Ok. un po' a coralizzare perché c'è più finestre che si sovrappongono, ok? E finalmente il random è la larghezza di banda del rumore che viene aggiunto alla larghezza della finestra. Quindi la finestra si allarga o si stringe perché la finestra. Cioè, se tu, per esempio, non vuoi nessun random nella finestra, la vuoi completamente stabile. Il problema è che questo si fa per un motivo, perché spesso le finestre hanno una sorta di frequenza di risonanza, capisci? Cioè, Ok. se tu usi una finestra fissa, sentirai che oltre alle frequenze che tu stai producendo perché stanno dentro i grani, la stessa finestra ha un suono, capisci? Sì. Perché va bene che sta a 10 Hz qua, ma se per esempio fai delle finestre piccole, queste ti vanno in banda audio, sono ascoltabili proprio da sé, ok? Allora, Ok. se vuoi trasformare questo suono, perché questo suono potrebbe, è una frequenza che ti entra dentro lo spettro, capito? Se lo vuoi trasformare in un rumore, perché è chiaro che se lui assume vari valori, non avrà un suono fisso, ma ci avrà una sorta di rumore, perché sono valori casuali, no? In questo caso, per esempio, la finestra è 4410 di larghezza, ma può arrivare fino a 4410 più 882 oppure rimanere a 4400 e tutte le possibili finestre in mezzo, capito? Ok. Quindi ci sarà un po' di rumore, ma questo rumore Copre la mascherà la risonanza. Ok, presenza maschera la di risonanza. Sì. una frequenza di risonanza, capito? Ok, perfetto, È un po' la perfetto. stessa cosa che si fa con l'ampiezza e col dithering, no? Ok, sì. Siccome c'è il problema del suono come si chiama? Del suono di quantizzazione digitale di un suono, la quantizzazione stessa suona, no? Allora ci si aggiunge un pochino di rumore per trasformare questo suono in un rumore a larga banda, che quindi si sente molto meno, capito? Ok. In un certo senso è come se tu sentissi oppure, capito? Sono due cose molto diverse. Quindi in teoria uno potrebbe gestire questo IrandV per decidere quanto farlo emergere o meno questa risonanza. In teoria è sfruttabile Sì, anche. ma allora il Non come. problema è, tu lo provi, io lo proverei a zero, no? Non metti nessuno. Se senti qualcosa di fastidioso nella maniera in cui Sandwarp risintetizza il suono, allora puoi provare a manipolare appunto in maniera più o meno evidente la larghezza della finestra. Ok? Ok, sì. Fammi vedere il tuo codice, che così cerchiamo di capire. Allora, tu qua
Ok, allora tu qua usi lead time mode a Zero, infatti, vabbè. no. Ok, allora questo non funziona. Anche Esatto, era se proprio quello che. no, anche se no, non funziona, questo vuol dire che all'inizio, però essendo un moltiplicatore, all'inizio questo c'ha frequenza zero e poi arriva a raddoppiare il tempo, però ci arriva progressivamente. Sì. Ecco, se la metti a 1 invece cambia completamente qua la cosa, perché quello diventa un puntatore. E leggerebbe i primi 2 secondi e mezzo del. Cioè, perché a questo punto. Esattamente, Ok. li Ha la velocità leggerebbe data. nel tempo Del P6, sì. che è quella che gli dai tu. Il problema è che P6 generalmente si fa con P3, perché tanto la nota dura quello che hai capito. Però è chiaro che puoi Certo. anche scorporare la durata della nota. Per esempio, se qua invece di usare un line usi un linseg, per esempio, potresti che ne so, salire per non perpendicolarmente, salire a 45 gradi, quindi salire 1 a 1 con la velocità e poi dopo la rallenti oppure l'acceleri, eccetera, eccetera. Puoi fare le figure che vuoi, insomma. Però quello che mi chiedevo Oh, io poi è. scusami, no, il problema è che non può essere. Questo mi sa che non funziona perché line comunque ti restituisce un K. K time warp. Non avevo visto che c'era un line. I time warp è una costante all'interno di una nota, quindi Ok, quindi in questo caso deve per questo forza deve essere un essere. K Sì. e Ok. anche sotto deve essere un K. Cioè che deve essere per forza riaggiornato a tot K, Eh insomma. beh, certo, perché questo si Sì. muove, però light time mode qua deve essere 1, se no questa roba non funziona. Poi Ok. l'iresample sta a 1, va bene, e gli overlap te lo sei messo in una In score, sì. casella di controllo, va Però bene. in questo caso perché se l'e-time mode è 0 non funzionerebbe? Cioè in teoria non va Perché dalla lettura normale qua tu alla gli stai lettura accelerata. dicendo, no, tu gli stai dicendo che deve passare da 0 a 2,5 in termini moltiplicativi del tempo. Sì. Cioè lui al tempo 0, il suo stretch è 0, il che significa che se uno è il tempo nominale, 2,5 è 2 volte e mezzo la durata, 0,5 è la metà della durata, e a 0 credo che questa cosa non funzioni, perché vuol dire che a 0 lui praticamente il suo cursore interno dura 0. Capisci quello che voglio dire? Che Cioè, non. lui percorre tutto il suono in 0 secondi. Ok. Quindi non funziona secondo me, però potrei sbagliarmi. C-Sound fa queste ed altre sorprese. No, perché poi effettivamente un risultato audio l'avevo ottenuto da questa cosa, quindi per quello mi chiedevo. Beh, insomma, adesso così con l'high time mode a 1, effettivamente lui percorre da 0 a 2,5 secondi indipendentemente da quanto è il P3, no? Ok, sì. Però Ok. sempre la finestra che scelgo io qui
Pure questa è una cosa che volevo chiedere. La finestra qua, questa, la finestra, no, questa indipendentemente, cioè, allora, Sound Warp funziona in due fasi. Prima, cioè in due fasi, non le vedi perché sembra una sola fase, ma in realtà prima scompone tutto il suono in grani, ok? Mm-hmm. Lo scompone nel tempo, quindi, e poi percorre questi grani, ok? Mm-hmm. Come vuoi, alla velocità che vuoi, anche ricampionandoli. Cioè, però li ripercorre tutti quanti in quel senso, cioè noi decidiamo soltanto che grandezza dipende, devono avere questi. Dipende, okay. Perché per esempio se tu adesso c'hai 2,5, se il suono dura 2,5 o più, no, mm-hmm. Se il suono dura 2,5 lui li percorre tutti quanti. Ok. Se il suono, che te posso dire, dura 1 oppure 4, mm-hmm. No? Da un certo punto di vista il puntatore del tempo esce fuori, non so cosa succede quando esce fuori dal suono, mm-hmm. Se non è invece, se è al contrario, se per esempio il suono dura 5, lui ti fa sentire soltanto i primi 2,5 secondi alla okay. velocità che gli dici tu, ok, perché lì è P6 che decide quanto tempo ci mette lui a andare da 0 a 2,5. Ok, perfetto. Tutto chiaro? Sì, ho capito. Cioè, quindi in questo caso qui c'è prima una fase in cui... Forse la cosa migliore è che facciamo un po' di prove e le senti. Sì. No? Vogliamo provare questo qui allora, magari cambio il nome, chiamiamolo ok, però le note, dunque le note cioè una sola nota. Esatto. 65 secondi, poi P4 è .5, P5 è l'ampiezza, 9, e P6 è 2,7. Ok. Perché non l'avevo ragionata in termini di tempo io. Cioè, in termini di quanti secondi ci doveva mettere a leggere quella porzione di campione lì. Ma in generale, quindi, quanto doveva strecciare io avevo capito che isolava un singolo grano e strecciava quello, quindi io semplicemente gli ho detto streccialo in questo no, modo qui, il grano non si streccia, il grano si streccia moltiplicandolo, capito? Mm-hmm. Questo è se tu per esempio lo strecci all'infinito, cioè i grani per strecciarli bisogna rigranulizzarli. Ok. Non so se mi spiego. Sì, sì. Cioè, tu questo lavoro lo puoi fare solo perché fai una sorta di poltiglia di suono, mm-hmm. Che poi puoi spalmare dove ti pare. Ok. Capisci? Sì. E poi, quindi, vabbè, io... Quindi, in realtà, io userei P3 qua, perché okay. Se il suono dura 2,7... Tu lo strecci a 65 secondi, no? In P3 vai da 0 a 2,5 e quindi vai... E capisci cosa voglio dire? Ho capito, sì, sì. Questo qui interessa, faccio un attimo. Prova. Nel senso adesso, in teoria, in un minuto e 5 mi legge i primi 2,5 secondi del campione. Esatto. Ok. Per cui questo lo streccerà parecchiotto. Speriamo che lo faccia sentire da uh-huh. da Isotope.
Che cosa? È il fatto che, esatto. Però è No, perché probabilmente perché partendo da zero c'è un attimo, c'è un momento di silenzio nel campione audio, non parte subito lo slap, quindi questo qua probabilmente qui stiamo strecciando tanto tanto. Sono 65 secondi? Non sì. li vedo sotto. Sì, eh? Sì. È questo. Sì, Però io preciso. non lo sento. Non ho ancora messo play. No, ma no. Neanch'io lo sto sentendo in verità. Non sento niente io. No, neanch'io, neanch'io. E Ma io. si sound da sé non lo suona se lo fai Ah, è suonare. giusto, no, infatti, senza che facciamo questa cosa. Perfetto. Niente, non sento niente. Non ne sa nemmeno io. Non sento niente. Eccolo. Ok, no, io qualcosa stavo iniziando a sentire. Anch'io ho Ah, sentito. ok. E allora però io farei solo una cosa, visto che, vabbè, che all'inizio prende proprio i primi millisecondi della registrazione, che non c'è nulla, quindi c'è tutto questo residuo proprio super strecciato Ma che. puoi fare che il beginning è da un'altra parte. I bag. I bag Sì. lo cambi. Allora aspetti, lo vediamo subito. Se devo farlo partire da 0 secondi, magari. A farlo partire da, ecco. O meno 0,4. Che però Sì. i bag è in secondi, adesso non mi ricordo. Ah, In time in second, sì, è in secondi. Secondi, ok, sì. Dov'è? Però, ecco, a questo punto io mi chiedo, se io metto i bag 0,4 e time warp con i time mode da 1 a 0, cioè, come lavorano queste due cose insieme? Cioè, in teoria, Time Warp non gli diceva da dove doveva partire e dove doveva finire e in quanto tempo Forse farlo. lui somma gli bag. Aspetta un attimo. Ok. Second to begin reading. When I time mode is non-zero. Ah, the X time warp is offset by I bag. Vedi? Risponde a questa domanda. Ti dice, e comunque, Ok. se tu metti zero, è zero più questo. Ok, perfetto. Per Perfetto. cui, no, per cui se il suono dura 2,7. Lo devi ridurre del. Cioè, Capisci? Lo devi anche qui, ridurre quindi. di bag. No, no, mi sono Anche perso qui, allora. No, aspetta, scusami. mi sono perso se il suono dura. Allora, se tu hai bag lo metti a 0,4, mettiamo conto che il suono duri 2,5. Gli devi levare 0,4 perché Ok, altrimenti sì. Ok. lui tutto questo viene offset di, no? Quindi è Quindi arriva a 2,1. 2,9, sì. Quindi arriva in teoria, arriva a prendere circa qua. Ok. Sì. Che potrebbe pure, quindi in teoria qui dovrei fare sì 2,1. Ok, Esatto. perfetto.
Io non sta andando? Sì. Adesso la questione è che questa cosa si granularizza molto perché tu la stretchi molto. Posso, levo? Dove è No, no, finito? no, va bene, stavo sentendo. Ok. Sì, è tutta un'altra cosa rispetto a come lavoro ad Diciamo effettivamente che questo adesso l'hai strecciato da morire, però puoi anche fare delle cose io. Beh, più diciamo leggere. che in certo senso, per quanto riguarda il tip della prima parte, ci può pure stare in verità come ragionamento. Comunque deve essere rumore, in un certo senso rumore di fondo, quindi in quel senso anche uno stretch così estremo potrebbe fare al caso mio. Io avevo unito questi tre tipi di stretch più o meno, insomma, sempre tutti con la stessa intenzione, solo che magari pitchati a seconda se dovevano fare una parte un po' più grave, appunto, come questo qui, o più acuta come questo qui, in cui quello più acuto magari aveva un incedere un po' più veloce e ritmato. E quello più basso invece rimaneva sostanzialmente di sottofondo e basta, cioè per muovere un pochino quello che succedeva sotto e andavano a confluire appunto in questo slap iniziale, che però appunto non conserva più niente di slap ora come ora effettivamente, per quanto è stato strecciato, quindi forse andrebbe un attimo ripensata questa sezione Ma qui. sì. Perché se vuole, insomma, glielo posso pure far sentire quello che era uscito fuori. Sì. Va bene, sì, se lo metto, tanto se lo metto su. Vediamo se lo posso aprire con Sonic Visualizer al volo, magari con quello me lo leggi. No. Apro Sonic Visualizer direttamente. Ok, non adesso. No, ma che si faceva qui? Vabbè, proviamo a vedere se si sente. Si sente?
Ci hai sentito? Recording is on. Ok. Allora, aspetta. Mettiamo che il suono debba arrivare da qua. In realtà arriva da qua. Quindi, se lui arrivasse da qua, adesso facciamo una cosa con un colore tenue, appunto, lui arriverebbe qua, farebbe, diciamo, questo percorso qua. No? Adesso arriviamo al centro, tanto fa lo stesso. Ok? In realtà arriva qui, arriva da qua il suono. Ok? Quindi quest'ultima parte lui la fa in fisico. Ok? Quest'ultima Sì. parte qua lui la fa fisicamente. Ok? Allora, siccome questo è una somma di vettori, cioè questo vettore qua, la distanza tra, questo è proprio, è somma di vettori, no? Questa distanza qua è la somma di questo, cioè se vuoi, questi gli diamo un nome, il vettore C. Porca miseria. Il vettore C è la somma di A più B, no? È chiaro che se io devo sottrarre A a C, mi rimane B. Quindi sostanzialmente io devo calcolare la distanza del mio suono dall'altoparlante, non dall'ascoltatore. Perché l'ultima Ok. parte, dall'ascoltatore all'altoparlante, la farà l'altoparlante. Certo, ok. Capisci? Quindi mettiamo conto che io ho il suono a 2,3 e l'altoparlante a 1,1, io in realtà devo calcolare una distanza che è la radice quadrata, perché la radice quadrata è sostanzialmente, se io qua devo fare, diciamo, una cosa sempre con i colori tenui, devo fare questo triangolo, questo triangolo rettangolo, no? Allora, questo è semplicemente la posizione dell'altoparlante, della posizione del suono meno la posizione dell'altoparlante, no? Aspetta, mettiamo il nero, no? Allora, sostanzialmente io devo calcolare la posizione del suono P, uffa. Mi ci abito. La posizione del suono meno la posizione dell'altoparlante, questo dalla parte delle x, sx meno pax, ok, al quadrato, più la posizione meno la posizione del suono nelle y, psy y meno a y al quadrato. Ok? Questa è questa distanza qua, questa è C, no, scusami, è quello che abbiamo chiamato B. Ok? Naturalmente questa va calcolata. Questa è B dell'altoparlante destro. Ok? Per fare B Ok. sinistro bisogna fare la stessa cosa, ma devi calcolare questa distanza qua.
facciamo questo, no, devi calcolare questa distanza qua, che è la sottrazione tra la posizione dell'altoparlante e la posizione, no? Sì. Quindi vedrai che se tu tratti questa cosa poi dal punto di vista, così ottieni, queste sono tutte e due distanze, no? B destro e B sinistro. Sì. Ok? E quindi questa, quindi per ogni distanza devi calcolare sostanzialmente l'ampiezza che va su quell'altoparlante, ok? E l'ampiezza che va sull'altro altoparlante. E poi devi calcolare il ritardo, perché c'è un ritardo nel tempo. Il suono ha una velocità finita, quindi diciamo che il ritardo è dato da D, sì, il ritardo che bisogna applicare è solo quello per arrivare all'altoparlante, perché poi dall'altoparlante al cristiano lo fa l'altoparlante. Quindi il ritardo del sinistro, per esempio, è la BDD fratto la velocità del suono, che è circa 344 metri al secondo. Sì. Siccome questa è una distanza, questa è una distanza, e quello viene fuori il tempo. Mm-hmm. Sì. Ok? Ok. Vabbè, questo serve solo per fare i diretti. Cioè, l'arrivo dei suoni diretti. In realtà la spazializzazione è più complicata, perché bisogna fare tutti i suoni riflessi e poi la coda. Certo. Se questo suono si muove, basta ricalcolare le cose. Cioè, no, in realtà, no, appunto, questa è una cosa che sembra molto complicata, ma se gliela fai fare a C-Sound, quello ci va a nozze. No? Ok, certo. Se il suono, che ne so, si muove da qui a qua, no? Mm-hmm. Basta ricalcolare costantemente il posizionamento rispetto agli altoparlanti, e lo sentirai muovere, e come, non solo, ma lo puoi muovere anche da qua verso qua. L'unica cosa che non puoi fare è, diciamo, avvicinarti oltre una certa cerchia, cioè che è delimitata dagli altoparlanti. Ma se gli altoparlanti sono le cuffie, praticamente sei attaccato alle orecchie. Okay. Ok, certo. Quindi, diciamo, diventa che l'altoparlante si trova in questa posizione qua. Quindi sostanzialmente facciamo conto che abbiamo la testa larga 20 centimetri, c'hai 10 centimetri sulla destra e sulla sinistra dell'asse delle X, e 0 centimetri sull'asse delle Y. Ok, sì. Ok? Sì, sì. Bon. Vabbè. Ok. Tengo la registrazione.